cazzo, no? Sì, io posso raccontarlo, ma partiamo dalla fine. Cioè, io mi alzo di notte, avevo preso sonno da poco, finalmente mi compare l'immagine di questa persona e mi alzo e sbatto il capo vicino al muro. Mia moglie si impressiona tantissimo. Ma che stai facendo? Che era successo? In realtà che era successo? Poche ore prima in discoteca, io ero all'interno e avevo la radio, mi ricordo, mi chiamarono all'ingresso, guarda che c'è un signore che ti desidera. Vado all'ingresso con un po' di attesa e mi trovo, nella confusione perché c'era tanta gente, era un sabato sera, mi trovo questa persona che io penso di conoscere, ma siccome nel pomeriggio avevamo fatto un giro per camping, villaggi, pensavo fosse un animatore. Al che, siccome avevamo un controllo della SIAE di Roma, mi ricordo quella sera, questo signore mi chiese di entrare solo pochi minuti. Io gettai l'occhio fuori e c'era una Lancia tema Ferrari, che all'epoca era il massimo per insomma, un colore scuro, vetri fumé, e quindi c'erano altre persone all'interno della macchina. Io prendevo tempo per cercare di capire chi era questa persona, che non ebbi neppure il tempo di chiedere ma dove ci siamo conosciuti, che lui fu gentilissimo, aveva una camicetta a quadri colorata, mi ricordo, mi chiese di entrare per pochi minuti. Io dissi: guardi, c'è un controllo della SIA, se può attendere qualche minuto altrimenti mi fa trovare in difficoltà. E lui subito, non mi diede il tempo di neppure di pensare un secondo, mi disse: guardi, lei è stato già fin troppo gentile che mi ha ascoltato, la ringrazio e arrivederci. Sale sulla macchina, lui alla guida, altre persone dentro. Da quel momento in poi io ho cercato di capire chi era questa persona. Quando mi incontrò nel locale, disse: aspettavi un animatore, qualcuno? No, perché poi non ci incontrammo, io ero dentro. E poi lui ha ricordato chi fosse. E alle 4 del mattino, cioè molto più tardi, perché ero andato a letto alle 5, quindi saranno state le 7 del mattino, le 8, non so. Mi venne in mente chi era quella persona, mi venne in mente il poster del film che aveva fatto e quindi era Claudia Mendola. No, non ho riconosciuto Claudia Mendola, ma parliamo di 15 anni fa almeno. Ecco, quello è stato forse l'errore più però clamoroso. C'è anche da dire che quando immagina diciamo... chi c'era nella macchina, insomma, cioè, per scendere lui a chiedere se poteva entrare nella macchina ci sarà stata la Gerini, non so, Tom Cruise, non lo so. Vabbè. Però al Carrubo un anno arrivarono Biagio Antonacci e Fiorello all'improvviso. Lì furono riconosciuti. Vabbè. Fiorello nel periodo del karaoke, sì. Presenti al SAMO, Salone Provinciale del Mobile, dal 26 maggio al 3 giugno. Fatti travolgere dalle nuove emozioni del centro commerciale Maximol. Maximol è ancora più grande. Oltre ai 100 negozi, il Multicinema 2, il Carrefour ed Eldo, adesso trovi Alcott, Zara, abbigliamento donna, uomo e bambino e tanto altro ancora. Centro commerciale Maximol, uscita Ponte Cagnano Sud. Presenti al SAMO, Salone Provinciale del Mobile, dal 26 maggio al 3 giugno. Davide, abbiamo parlato dei 40 anni del New Carrubo, sono sicuramente un momento importante, abbiamo cercato di raccontare qualche aneddoto, è difficile poterli raccontare tutti in una sola puntata, però parliamo adesso, quando apriamo? Cioè, parliamo del Carrubo 2012. La data è certa per il 2012. Ce l'abbiamo già? Sì, sabato 12 maggio, quindi 2012 festeggia il New Carrubo 40 anni di attività e 41 stagioni addirittura, quindi... Se consideriamo che il 12 di luglio del 1972 fu inaugurato, se contiamo bene sono 41 le stagioni, come tende a precisare mia mamma, insomma, che è comunque l'immagine storica di questo locale. Per 25 anni è stata la cassa del bar principale del locale, quindi se la ricordano tutti perché comunque è un personaggio forte, insomma, anche visivamente. Quindi 12 maggio 2012. E io ho la fortuna di aver festeggiato il trentesimo e il quarantesimo insieme a Davide.
trentesimo e quarantesimo, anche il venticinquesimo, vero? Anche al venticinquesimo, che pure è una data importante, il venticinquesimo sono le nozze d'argento. Il venticinquesimo, sì, nel 97. 97. Fu fatta una torta mega galattica, mi ricordo. 90, forse sì. 90, sì, 97. Avete già qualche nome in mente? Sto chiedendo troppo, forse, perché siamo a dicembre, chiederei troppe anticipazioni. Sarebbe troppo giocare d'anticipo, perché troppo, sai, i nomi sono legati anche al trend, alle tendenze, quindi aspettiamo su questo. Però però state lavorando al compleanno, al 12 luglio. Quello so che a quello state lavorando. Quello sì, sicuramente. Stiamo lavorando sulle idee. Questo sì, sì. Poi per mettere i chiodi devi aspettare un po'. Allora, facciamo così. Tra l'altro ho trovato la foto di Costantino, non so se possiamo farla vedere. Vedo Costantino abbracciati. Questo è l'anno primo. Ah, questo l'anno dopo prima. Non ci siamo abbracciati. Allora, io faccio così. Allora, Gigi D'Agostino l'abbiamo commentato. Io adesso sfogliando, magari mi viene in mente qualcosa, potete raccontarmi delle cose. Ho visto Nino Frassica prima. Sì, è un personaggio. Nino Frassica è un personaggio perché è l'esatto opposto di quello che sembra in televisione. Una persona seria, una persona carismatica, autorevole. E incute pure un certo rispetto Nino Frassica. Al contrario di quello che sembra invece in scena, una persona amichevole. Quindi... ecco, questo è un po' il dietro le quinte con Nino Frassica. Che spesso credo siano le cose che poi si chiedono a chi ha la fortuna di incontrare personaggi importanti. Spesso si chiede, ma che tipo è? Sì, è la impressione che ti ho detto, mi ha fatto... Fino a qualche tempo fa sapevo che Albertino, Radio DJ, avesse nella sede una foto al Carrubo. Mi è venuto in mente perché ho trovato una foto di Albertino al New Carrubo. A me è stato riferito da più persone, io personalmente non l'ho mai verificato perché non sono mai stato negli studi di Radio DJ, però mi è stato riferito da più persone che ci sono. Ma probabilmente è stato dopo negli ultimi anni, perché io sono stato negli studi di Radio DJ e mi intervistò pure, fu gentilissimo, nel 2003 e non c'era questa foto, quindi evidentemente è successivo al 2003. Tra l'altro c'è anche Giuseppe nelle foto, ex amico di DJ Angelo. DJ sì, Angelo, insomma, veramente sì. tanti personaggi. Ecco, ma che effetto fa? Cioè, poterli incontrare tutti, anche perché in alcuni casi spesso riuscite a fermarvi, perché in realtà l'accoglienza, come dicevamo in apertura, l'ha fatto tua madre con grande ospitalità, donna meravigliosa che salutiamo, insomma, la tua famiglia veramente è un po' come sentirsi a casa, lavorare al Carrubo, lo dico, insomma, da, come dire, da addetto ai lavori. Spesso, ecco, si fermano lì, in casa. Che effetto fa? Ma che effetto fa a loro? Perché nel senso... Bella che, questa! Che è strano arrivare in una discoteca e essere accolti in una casa, un salotto, i cioccolatini, l'accoglienza che si fa ad un amico, ecco, loro rimangono colpiti per questo tipo di accoglienza, anziché essere ricevuti in uno stanzino freddo, di solito dietro le quinte di una discoteca, non è altro che sedersi su un tavolo gelido con casomai la cassa che non funziona vicino alla sedia. Invece da noi, per fortuna, avendo l'abitazione nel recinto della discoteca, riusciamo ad ospitarli in un bel salotto col televisore, con tutti i suppellettili, le foto di mio figlio al muro, perché è casa di mia mamma, quindi a loro fa un effetto di grande accoglienza. E dal nostro punto di vista fa piacere vedere che loro poi si predispongono anche nel migliore dei modi per la serata, e quindi questo loro star bene lo trasferiscono poi al pubblico che apprezza. 40 anni sono tanti, lo dicevamo in apertura. Com'è fare il locale a Salerno per 40 anni? Meglio che risponde Francesco, perché a questo punto sto parlando solo io. No, vabbè, Francesco. Ma è giusto, perché diciamo che io sono venuto da supporto, perché è vero che io sono tanti anni che collaboro al Carrubo, però la storia del Carrubo è sicuramente Davide con la sua famiglia, per cui per me è un piacere essere con lui qui, perché comunque una fettina del locale è anche mia, non è che è mia, non siamo soci, è anche mia, la sento un po' mia, il locale lo sento anche un po' mio, logicamente, dopo tanti anni, e quindi ci sono legato, oltre che ormai è nato un rapporto di amicizia con Davide che va al di là di quello delle discoteche, per cui... è veramente un piacere essere qui.
il locale a Salerno, secondo me, Davide, va dato merito a lui, alla sua famiglia, l'ho detto più volte, di gestire un locale storico senza mai farsi, farsi prendere, non si sono mai fatti influenzare dalle tendenze, questo è importante, perciò il Carrubo da 40 anni è il punto di riferimento.